Salve a tutti voi, Cumpla Builders da Didorange. Quest'oggi facciamo l'unboxing di un kit HG della serie di Gundam The Origins. Signori, oggi facciamo l'unboxing del Gundam Rex 7802 Prototype Mobile Suit. Cominciamo subito analizzando la scatola, che è veramente molto bella, veramente molto ben fatta. Allora, qui abbiamo il logo HG Gundam The Origin, qui vabbè, il logo della serie che diveva di Gundam The Origin, in pratica i film, in pratica. Tra cui troviamo il nostro bellissimo RX 78 2 Gundam, in pratica, in action, in pratica, con i suoi fantastici armamenti e con lo scudo al contrario, in pratica. Sì, perché questa edizione qui particolare qui del Gundam RX 78 2, diciamo, più che altro utilizza in vera per buona parte, in pratica, scudo al contrario, vabbè, comunque siamo molto bello in questo sfondo qua, veramente sul deserto, veramente molto carino. Poi qui abbiamo scritto RX 7802 Gundam FF Prototype Mobile Suit. Poi qui abbiamo il logo in blu Bandai e qui la data di fabbricazione, che è Bandai Spirits 2020 Made in Japan. In questo primo lato lungo della scatola abbiamo un rear view e un front view, e diciamo anche un'immagine in pratica di lui senza i suoi armamenti, con delle altre spalle un po' differenti che sono incluse in questo modello, veramente molto figo. Poi qui abbiamo in pratica un'interessante biografia su Amor e il suo, diciamo, futuro pilota in pratica di questo Gundam qui, che non vi ho da leggere, ma se volete leggere mettete il video in pausa adesso. Poi abbiamo anche una bellissima immagine di Gundam The Origin, in pratica un mini video che è uscito anche diciamo un po' in pratica su YouTube, in pratica del Gundam Rising, quando si alza, in pratica veramente molto bellissimo, in pratica con anche alcune scritte in inglese che non vi ho da leggere, ma mi raccomando mettete il video in pausa adesso, ve le ricordo ancora un'ultima volta, in pratica, perché non vado da leggere per motivi di tempo e nulla di più. Nei due lati corti, qui e qui, troviamo un'immagine illustrata che troviamo sulla box art per il nostro Gundam RX 82, veramente molto bella, con anche un invito anche visto il Bandai Hobby.net. Troviamo la bella scritta HG Gundam The Origin, per esempio logo Gundam The Origin, logo blu Bandai, la scritta RX 8802 Gundam, e qui successivamente la 026 che ci indica che nella numerazione progressiva dei kit di Gundam The Origin lui è il 26esimo kit. Mentre invece nell'altro lato lungo della scatola troviamo alcune immagini in action per il nostro Gundam RX 782, in pratica molto belle, in pratica con anche il suo shoulder cannon e, diciamo, poi i suoi armamenti aggiuntivi, in pratica qui una posa un po' più classica, effettivamente veramente molto più bella. Per cui abbiamo anche in pratica informazioni sulle sue armi, in pratica, e anche sulle sue gimmick, come in pratica sui sistemi di articolazione che incorpora questo modello, e anche sulle sue decals, che ha in pratica davvero niente male, e nulla di più, perché non, nemmeno c'è il prezzo in yen. Vabbè ragazzi, dopo questo punto qua vediamo subito cosa c'è all'interno della scatola. Allora, qui troviamo il manuale di istruzione, come sempre posiziono di sopra, e poi qui troviamo bene quattro pacchetti così. Allora, ecco qua il primo con parti multicolor e polyclips, un'altra, diciamo, per le armi. Secondo pacchetto con due decals, altre parti di decals di Annas carine. Terzo pacchetto con parti in bianco, Beam Saber e altre parti in grigio scuro. E nell'ultimo pacchetto una parte in grigio scuro ancora e una in bianco, e nulla di più. Vabbè ragazzi, dopo questo punto qua vediamo per bene più nei dettagli la rana di questo modello. La prima rana è la rana A, questa rana qua multicolor, dove qui sono contenuti le quattro parti a colore, in pratica. Allora, quindi la parte qui in bianco, qui troviamo le parti per la gonnella, in pratica, e per la testa per questo modello, e anche lo scudone, in pratica. Poi qui nella parte in rosso contenute, vabbè, tutte le parti un po' per i piedi, quelle parti per il busto, in pratica. Ok, qui le parti un po' per sempre per il busto, in pratica, per niente male con questa parte qui. Qui a cannone veramente molto bella, e poi qui una parte qua in gialla, qui successivamente abbiamo le parti che sono un'altra per la gonnella, una diciamo per il collotto, diciamo, e per lo scudo, e anche per i vibing rifle e per gli aspiratori, nulla di più. La rana C, questa rana qua in grigio scuro, dove qui sono contenute in pratica altri pezzi per le articolazioni, vedete qui per i piedoni, in pratica, che era il nostro modellone, vedete in pratica varie parti, nulla di che di considerare, se non, vabbè, le manine alternative intercambiabili, cui ci sono anche un paio a palmo aperto, che ci stanno veramente molto bene, ed era ora in pratica così da un po' più anche di dinamismo per alcune pose, ma nulla di che.
sono la RAN D1 e la RAN D2. Allora, questo qui mettiamolo alla fine, subitissimo, io perché ho già spiegato prima come in pratica. Allora, dove, qui sono contenute altre parti. Allora, queste qui per i bazooka, altre parti per le gambe in pratica. In generale, vedete, nulla di che di particolare, alcune parti per delle spalle in pratica. Perché in questo modello qui c'è due tipi di spalle alternative in pratica da poter scegliere di mettere, e nulla di che. Poi c'è la RAN E, dove qui sono contenute in pratica tutti i vari tipi un po' in pratica di fuciloni in pratica. Questo modello qui dal classico Open Rifle che vedete qua a questo fucile qui super avanzato in pratica, più anche il mini backpack e null'altro di che. Poi c'è la RAN H, dove qui sono contenute altre parti. Queste qui mi sembrerebbero per il super cannone, diciamo, per la spalla, che è il nostro modellone, va bene così, nulla di che. E poi qui ci sono i polyclaps per questo modello, che sono i PC001 e che riciclano, vabbè, in vari kit in pratica, che ben si dà che dal 2008 in pratica. Nulla di che di particolare, sono, vabbè, dei polyclaps per alcuni pezzi delle articolazioni e nulla di più, quindi vabbè. Ed infine, in questi due foglietti troviamo le decas per il nostro modello. Allora, qui sopra, in questo qui argentato, troviamo quelle per la testa, alcune parti per gli occhi, alcune parti sempre per le articolazioni, una di che sono quelle più fondamentali, mentre qui invece in pratica troviamo in pratica le gabelline in pratica, con anche i simboli in pratica della EFSP in pratica, gli altri vari loghi in pratica, se uno prende il nostro Gundam è molto più figo. Infine, diamo come sempre una rapida analisi al manuale di istruzioni di questo modello. Allora, questo prendiamo in pratica, vabbè, la scritta KG Gundam The Origin, vari loghi, l'immagine che troviamo sulla box art, mentre poi in pratica, qui in pratica troviamo, vabbè, alcune informazioni con alcune scritte in inglese in pratica sulla storia di questo modello e anche un po' in pratica sui vari tipi di marking che si possiamo andare a mettere in pratica, che sono rispettivamente di early type e middle type, che non ho capito molto bene. Dopo c'è una bella analisi, poi troviamo, vabbè, sempre front view o rear view in pratica, queste due combinazioni qui senza armi e con le armi e null'altro di più. Mentre invece poi nella parte retro che del manuale, le qui troviamo in pratica in action in alcune belle pose in pratica. Eccolo qua, davvero niente male, con i suoi super fuciloni in pratica, questa qui bellissima posa iconica in pratica, davvero niente male in pratica. E poi qui troviamo anche un po' in pratica una super guida in pratica, mette in pratica tutte le sue deca simpatiche, per dare veramente un design veramente molto fighissimo, che non so se andrò a metterci, perché veramente non so, questo è un po' indeciso. Infine qui troviamo una bellissima color guide. Mentre poi, aprendo il manuale di istruzioni così in questo metodo, scusatemi, allora qui troviamo una lista con tutte le runners per questo modello, mentre qua ci siamo, mentre troviamo alcuni consigli sul montaggio in pratica, su fare attenzione quando vanno a staccare le parti e su non forzare alcuni polyclaps in pratica. Poi ci siamo, ovviamente qui troviamo le istruzioni progressive che partono rispettivamente che dal busto in pratica e si concludono in pratica qua nelle ultime pagine a colore in pratica, vedete, dove qui, vabbè, in pratica sono veramente anche tantissimo questo giro qua in pratica, scusatemi per il casino, la confusione, ecco, dove vedete come si assemblano alcune parti in pratica e successivamente anche poi lo scudo in pratica e le sue combinazioni alternative, davvero niente male, veramente molto carino. Bene, direi che con questo l'unboxing si conclude qui. Adesso non mi resta che assemblare il modello, poi successivamente, poi nella sua review, poi vedere quale sarà il risultato finale. Ovviamente monterò come sempre con il montaggio a dettagli in pratica, lo pannellerò se ci sia qualche bisogno in pratica di qualche verniciatina e magari forse metterò le decas, che sono veramente indeciso in pratica, che da una parte vuoi mettere, renderlo più figo, poi dall'altra parte un po', io non lo so, potrebbe andare anche un po' stonare, devo prendere una decisione e vi dico già una cosa che non è per nulla facile in pratica, per me scegliere in pratica tutto questa roba in pratica. Comunque sì ragazzi, sicuramente è una figata in pratica, soprattutto anche un po' da metto sicuramente nella sua review in pratica, metto anche un bazzo con la versione MG che ho censito moltissimi anni fa in pratica, dica sì veramente in pratica. Io poi l'ho preso questo Gundam qui perché la versione 8.2 di famiglia in pratica e uno in scala 1.144 mi mancava in pratica, tutto qua in pratica e veramente sono molto curioso in pratica tutto qui e sono molto contento che sia uscito in edizione HG in pratica. Ma comunque sì ragazzi, questo era l'unboxing complessivo in pratica per Gundam Rex 2 in pratica, che, di questa versione qui di Gundam The Origin e null'altro di più. So che ci sono altre due versioni in pratica nere, ma non so se quelle le piglierò, vedremo poi bene in futuro, sia chiaro, ok, che poi tutto quanto poi vai in ogni caso. Vabbè ragazzi, con questo tutto per questo episodio di Gunplay Views e io vi come sempre mi sono elite in B.
video migliore di quello che sei video, dove vi è piaciuto, ricordo di lasciare un bel mi piace, un bel commento, di fare una piccola condivisione con un capo vigliato, in modo da aiutare a far crescere la vista del mio canale. In descrizione trovate il link alla mia pagina Facebook, mi raccomando visitate, dove lì troverete le foto whip per tutti i miei modelli, ovviamente anche tutti i whip di montaggio per questa fantastica versione del Gundam Rex 78-22 Gundam, e anche tutte le novità sul mio canale. E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina in modo da non perdervi tutte le mie notifiche sui miei prossimi futuri video che vado a fare sul mio canale, che ne porto ovviamente un casino di tantissimi break settimanali, dalle Gunplay Reviews, Super Robots Reviews, Super Heroes Reviews, le Toy Box Reviews e le Transformers Reviews, tante mie break dove ci sono tante cose interessanti e non solo altro. Bene ragazzi, direi con questo proprio tutto, noi ci vediamo a un prossimo video, grazie mille per averlo guardato ed un ciao al vostro Dedo Ranger. Ciao da me e da questo bel unboxing sul Gundam Rex 78 di 2 di Gundam The Origin. Ciao ragazzi!